Rispetto a Trapani non c'è Spinazzola perché non ha fatto allenamento tutta la settimana, quindi chi non fa allenamento d'ora in avanti dovrà capire che l'allenamento è troppo importante, quindi non l'ho convocato. E poi abbiamo un po' di strascichi dovuti al fatto di questo sintetico che ha lasciato molti giocatori affaticati, quindi domani mattina dovrò valutare. Abbiamo cercato di fare allenamenti un po' meno intensi per cercare di smaltire, però qualcuno gli è rimasto ancora qualcosa, quindi domani dovrò vedere bene chi far scendere in campo. Carmine c'è quindi, Carmine. Di Carmine c'è, sì, di Carmine c'è, sì. Questi dubbi, mister, chi sono? Ma ce n'è 4-5, ce n'è 4-5. Stessi giovani che dopo le partite fanno sempre. Sì, Drolet no, Drolet è una botta che ha preso oggi nella rifinitura, ma niente. No, no, Drolet è quello che forse recupera in questo momento meglio. Viaggia molto sulle ali dell'entusiasmo e quindi è molto bravo su questo. Zapata è un po' faticato, lo stesso Del Prete, lo stesso Rizzo. Parecchi hanno patito proprio il campo del sintetico, facendo gli allenamenti, due qua noi e uno là. Hanno patito molto e quindi dovrò stare attenti anche perché, di non cercare di creargli dei problemi ulteriori. Fabinho non ha ancora fatto, finché non fanno allenamento con me una settimana non li prendo in considerazione. Fabinho ancora non l'ho visto, Taddei ancora non l'ho visto e quindi si è allenato invece alla San, dopo un giorno di scarico la San l'ha fatto, quindi alla San è disponibile. E questo era quello che mi preoccupava di più rispetto a quelli che sono scesi in campo, invece lui l'ha recuperato molto bene. Oggi ha fatto anche un buon allenamento. Sul finale di questa partita è arrivato il momento di vincere. Beh, tutte le partite si giocano per vincere. È chiaro che sarebbe un momento perché la crescita è importante, il lavoro che facciamo è importante, quindi sarebbe bene ogni tanto raccogliere i frutti. Noi in questo momento stiamo seminando moltissimo e raccogliendo poco per quello che stiamo facendo. Vuoi per le situazioni che abbiamo creato da rete, vuoi per come mettiamo in difficoltà l'avversario, perché io tutto sommato ho rivisto bene la partita di Trapani, tranne il primo tempo, diciamo, mettiamolo in sofferenza, ma non è stata una sofferenza di che, diciamolo che ci siamo più difesi che attaccati, il secondo tempo secondo me potevamo anche vincere. E ci sono state tre occasioni limpidissime. E non siamo riusciti a sfruttare. Speriamo che prima o poi la dea bendata guardi anche noi, perché in questo momento ci gira tutto storto, tutto, ma veramente tutto. E quindi dobbiamo essere bravi a sapere incassare. Quando il pugile è in difficoltà, si rintana nell'angolo, incassa, poi al momento opportuno dà la propria zampata per fare capo. E questo è il Perugia di quest'anno. Secondo me siamo sulla ottima strada, ripeto, sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, di come stanno disputando le partite e quindi vado avanti per il mio lavoro. È chiaro che vincere aiuta a vincere, fa morale, crea entusiasmo intorno a noi, ci si compatta, accresce la propria forza, morale, tattica, tecnica, tutto. La vittoria è una grande medicina. Che molte volte maschera anche molti problemi. Noi invece in questo momento non abbiamo la vittoria, però non ci sono grandissimi problemi, se non il fatto di non fare tanti gol. Questo è l'unico neo che ci può creare. Buongiorno. Vincere aiuta a vincere, segnare aiuta a segnare. Avete lavorato in settimana sui movimenti offensivi? Sì, sì, Qualcosa di sì. nuovo? Sì, abbiamo lavorato sui lavori offensivi come abbiamo sempre lavorato tutte le settimane. Se voi chiedete alle grandi punte, molte volte ci sono dei momenti dove tu crei tanto e non fai gol, calci bene e non fai gol. Ci sono dei momenti dove tu prendi la palla di punta o d'esterno e coi tacchetti va dentro. Quindi quel momento prima o poi arriverà. Abbiamo dei giocatori che hanno fatto gol e quindi anche noi troveremo il momento dove tireremo una volta in porta e faremo gol. Perché il calcio è questo, molte volte si guarda solo il risultato ma non si guarda tutti gli aspetti in generale. Io invece guardo gli aspetti in generale. Sarei preoccupato
più se la mia squadra non creasse, oppure avrebbe tanti tiri in porta, sarebbe messa sotto dall'avversario. Noi abbiamo incontrato le prime, siamo stati gli unici a metterli sotto, sia il Crotone che il Cesena. Abbiamo l'unica partita dove mi sono preoccupato è stata Pescara. Pescara lì mi ero preoccupato. Invece le altre ho visto la mia squadra che vuole lottare, vuole creare, è in Serie B. Non vedo tante squadre che creano più di noi. Poi, chiaro, gli altri hanno fatto gol e noi in questo momento tre buoni li avevamo fatti. E ripeto, tre buoni li avevamo fatti. Abbiamo colpito molte traverse. E quindi proseguiamo su questa strada cercando di limare questi piccoli errori. Mister, comunque la squadra è andata anche crescendo. Dopo la grande partita col Cesena, a Trapani non era facile per tanti motivi. Trapani in casa è una squadra che concede pochissimo, ha sempre segnato, il Perugia rende un'emergenza e ha tenuto buona. Adesso il problema, l'unico problema tattico sembra un po' l'isolamento di Ardemani, no? Si potrà vedere qualcosa, non so se avete provato qualcosa di nuovo. Abbiamo provato. Quartista a due punte, non so, c'è qualche... Sì, abbiamo provato, tanto oggi l'avete scritto, quindi evidentemente qualcuno ve l'aveva detto. Evidentemente qualcuno ve l'ha detto. Abbiamo provato anche questa soluzione di cercare di lasciare il centravanti meno solo. Molte volte sono le caratteristiche dei giocatori stessi che creano di lasciare meno il centravanti da solo. Io penso che in questa squadra caratteristiche giocatori dentro l'area ce ne sia veramente pochi, tolto Aldemagno o Di Carmine, gli altri sono giocatori che partiranno da fuori, e quindi però bisogna cercarli di fargli capire che poi l'area è importante, perché mi viene da mettere in nella mia testa la partita col Crotone nel secondo tempo, avevamo quattro attaccanti in linea e non abbiamo creato niente. Col Cesena l'abbiamo messi dentro la loro area, abbiamo creato tanto ma non abbiamo fatto gol. È chiaro che bisogna trovare l'alchimia giusta, però anche è vero, se metto vicino Drolé e lo faccio girare con le spalle alla porta gli crea dei problemi, lo stesso Zapata. Quindi devo essere in grado, con le soluzioni che abbiamo, di cercare di lasciare meno solo Ardemagne, quindi quello è vero, quello è vero. Poi cercare di sfruttare le caratteristiche, ma le caratteristiche in due mesi non si cambiano nei giocatori, ricordate, bisogna avere un processo di crescita con un po' più di pazienza. Mister, continuando sulla falsa riga dell'isolamento degli attaccanti, e lei prima ha menzionato il Pescara, nonostante tutto però a Pescara 3-2 il conto dei corner in favore del Perugia, fuori casa. In casa invece abbiamo visto come Crotone, Cesena, addirittura 6-1 rispettivamente 7-1 il conto dei corner in favore del Perugia. Allora vuol dire che attacchiamo? C'è un problema, che la propedeutica del cross al problema del gol. Del cross no, secondo me c'è il problema. Non è che c'è un problema, in questo momento forse la palla che gira dentro l'area l'attacchiamo non tanto bene. Ecco, questo è solo il problema. Questi dati a me fanno piacere, ma io li sapevo questi dati, non è che io li sapevo questi dati. Quindi mi viene da dire, quando sento che il Perugia non ha un gioco, non attacco, non c'è stata mai una squadra che ci ha messo sotto in sei partite. Abbiamo creato sempre più calci d'angolo, quindi vuol dire che arriviamo vicino alla porta e non ci si arriva così per arrivarci. L'unico momento, ho detto, che dobbiamo migliorare la palla quando va dentro, come andiamo a attaccarla, e forse lasciare meno l'attaccante da solo potrebbe essere una soluzione. Molte volte sono situazioni individuali, vedete col Cesena è passata 5-6 volte dentro l'area ma nessuno l'ha saputa leggere, anche quelle sono situazioni che imparerai a giocando, perché come faccio a chiedere a Drolé, a Zapata o allo stesso Spinazzola, che sono le prime armi, fagli capire che quella palla arriva lì, ma poi lo dovranno capire loro. E come faranno? Solo, esclusivamente giocando capiranno quelle cose lì, perché nessuno è nato imparato, si dice, che ha saputo tutto, quindi bisogna sapere sulle proprie pelle, sulla propria pelle dell'allenatore, della società, ma lo stesso, di loro stessi. Quindi l'esperienza cosa vuol dire? Se non li facciamo giocare, questi non impareranno mai. E quindi sono convinto che questa squadra, siccome ha molti giovani, ricordate, questa è una squadra che ha molti giovani, e quindi molte volte le cose che proviamo in allenamento le fanno perché ho il tempo di dirglielo, in partita molte volte non le facciamo, ma non è che non le facciamo, non arriviamo agli ultimi 16 metri perché è una lettura individuale, perché molte volte è una cosa nuova per loro, perché è una partita nuova.
Però io sono convinto che giocando così, alla lunga, ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Buongiorno mister, torniamo all'avversario di domani, che Entella si aspetta? Fino a questo momento lei ha ricevuto squadre che sono molto chiuse qui a Perugia. Domani sarà uguale. Domani sarà uguale. Uguale. Domani anche perché ce l'hanno secondo me come filosofia di gioco, perché hanno tre giocatori davanti molto bravi. Questa è una squadra che, attenzione, questa è una squadra con giocatori molto esperti che hanno nella categoria vissuti. Giovani ce ne sono due, perché mi sembrano che abbiano avuto un problema Jacoponi e quindi deve giocare un giovane e il terzino sinistro. Se no mi viene da dire Caputo, Cutolo, lo stesso Masucci, lo stesso Volpe, Ceccarelli, Troiano, Pelizier, Staiti. Qui di giovani non ce n'è, eh? Se ne giocherà due, ho detto, mi sembra che potrebbe giocare Keita, un giocatore di buona prospettiva, terzino sinistro, e col fatto che forse Jacoponi si è fatto male potrebbe giocare Belli, che ha fatto le prime due, che è il 94. Ma è una squadra di grande tecnica e di grande lettura delle partite, quindi bisogna stare molto attenti. Aspetterà, vorrà colpirci nei momenti dove noi ci faremo trovare forse impreparati. Quindi è una partita da prendere con molto giudizio. E sono convinto che se noi ripeteremo le prestazioni che abbiamo ripetuto le ultime tre, sono convinto che prima o poi la vittoria arriverà. Chiaro che domani ci aspettiamo che il pubblico, noi dobbiamo trascinarlo e loro ci trascinano insieme, e riusciremo ad arrivare a questa benedetta vittoria, che con la vittoria metteremo sicuramente un po' a posto la classifica, anche se io non la guardo fino a dicembre. Una curiosità, come ha trovato il campo del Cuori? Cioè domani pioverà probabilmente, già molto appesantito. Oggi era molto bello. Oggi sono andato a vederlo, era bellissimo. È chiaro che sarà molto pesante, questo a noi ci potrebbe danneggiarlo se dovremo tenerli chiusi dentro. Nello stesso tempo loro hanno giocatori di velocità, e ricordate che i giocatori di velocità sono avvantaggiati quando il campo è pesante. Sembra un'incongruenza, ma è così. Perché il valore è? Tutti dicono che il campo pesante agevola quelli di stazza grossa, è l'incontrario, perché il pallone va più veloce e in più è più facile staccare uno di 60 kg che uno di 85 kg dal fango. Pensate come il calcio si vede in opinioni diverse. Soddisfatto della soluzione provata con Zapata trequartista? Zapata o altri ho provato anche. Sì. Zapata o altri, vorrei dire. Zapata o altri. Perché Zapata, ho detto, non ha recuperato benissimo, però lì mi piace Zapata. Lo può fare. Moltissimo, moltissimo. Però ho provato altri anche lì. Ed eventualmente Di Carmine può essere quell'elemento di cui magari anche lo stesso Ardemagni in settimana potrebbe per essere più vicino. Di Carmine potrebbe essere un elemento di stare vicino alla punta. Come secondo me anche Drolet lo potrebbe fare, stare vicino alla punta. Come anche Drolet. Poi Drolet lo potrei anche provare a portarlo fuori, chiaramente. Avere giocatori vicino crea problemi alle squadre avversarie, quindi un giocatore invece, Ardemagni, invece avere due difensori, ne potrebbe avere solo uno. Ecco, questo. Poi che sia Di Carmine, sia Drolet, che sia Zappato, che sia un altro, sicuramente potrà agevolarlo. Però abbiamo provato delle soluzioni che mi hanno intrigato proprio per le caratteristiche dei giocatori che ho nella rosa. Senta mister, ai tifosi ha detto che ci sarà un Perugia con delle novità. No, ho detto ieri che ieri lì mi è venuto da dire che troverete con delle novità, con delle soluzioni nuove. Ecco. No, delle novità. Pensavo che ci fossero. No, con delle soluzioni. No, con delle soluzioni nuove per proprio cercare. A me piace il confronto con la gente, io sono uno che mi piace il confronto con la gente, e ieri ho detto, loro mi hanno fatto una domanda. Ho detto Ardemagni solo, io ho detto cercheremo con delle soluzioni di aiutarlo per dargli una mano a lui, ma non a lui, al Perugia. Io voglio dare la mano al Perugia, io voglio rendere felici i tifosi, la mia società e i miei stessi giocatori, e quindi dovrò cercare attraverso il lavoro di fare questo. Io sono convinto che siamo sulla buona strada. Voi cercatevi anche come me vedere sempre il bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto. Non ho detto che ho letto cosa. Cerchiamo, perché sono convinto che i giocatori nella costruzione
di una squadra, molte volte una parola di conforto a questi ragazzi può servire, perché sono molti sono alle prime armi, diciamo, molti sono ancora le prime volte che si gioca per vincere. Giocare per vincere non è facile. Io, da che se ne dica, gioco sempre per vincere, non gioco mai per accontentarmi del pareggio, e quindi dare anche questa mentalità ci vuole un po' di tempo. E se volete che vi faccia un paragone che ho fatto a loro, secondo me la grande forza della Juve degli ultimi 4 anni sono stati 2 anni di chi sono arrivati settimi e hanno creato una grande forza di sofferenza, e da lì hanno costruito la squadra vincente. Così vi do degli spunti per ragionare. Aspetta, lui ha cominciato adesso. Io ho cominciato adesso. Beh, Conte è arrivato, ha raccolto i frutti di quei 7 giocatori che hanno creato un nucleo fortissimo, perché io mi confronto molto con quei giocatori lì, perché molti sono anche della mia età. Ci ho giocato contro molti di quelli. E quindi hanno creato un'identità molto forte, perché 7 posti lì vuol dire come essere retrocedere a un'altra squadra. Da quei 7 lì che hanno tirato fuori, Conte ha tirato il suo credo, che tutti si difende e tutti si attacca, ma si soffre tutti. Poi c'è stato l'apporto di giocatori importanti, vedi Vidal, vedi Pirlo, vedi come si chiama l'attaccante, Tevez, l'Oriente, e lì hanno vinto per 4 anni. Qui invece si vuole vincere subito senza creare niente, e non è facile, non è facile. Invece cominciamo a creare un'identità forte e noi ce l'abbiamo. E poi piano piano mi metteremo i nostri giovincelli, che secondo me possono avere delle doti importanti, però non ci può chiedere tutto subito. Ieri Salvatore Bagni l'ha definita una garanzia per la Serie B, ha detto che una squadra si valuta dopo 15-20 partite. Lavoriamo partita dopo partita, ma dove immagina Perugia tra 20 giornate? 20 giornate, quindi siamo a dicembre? Sì. A dicembre? Beh, noi a dicembre siamo sicuramente fra le prime 7-8. Prima fra le prime 7-8, poi non lo so qual è la posizione. Noi sicuramente lotteremo per quella posizione lì, perché io sono convinto che questa squadra qui abbia ancora dei margini di miglioramento importanti. Quando tutti mi dicono che sono a garanzia di Serie B, molte volte la prendo con un complimento, molte volte la prendo come un limite. Io invece la prendo come... sono partito dalla promozione, per me allenare in Serie B è un grande traguardo. Poi ho fatto la Serie A e non l'ho fatta per mia volontà, non ho voluto arrivare in fondo. Forse tranne l'ultima Cesena, le altre per mie volontà. Volontà voglio dire, non che mi sono fatto mandare via, ma perché credevo nel lavoro e credevo nel lavoro per dare frutti alle società. E poi i frutti si sono visti. Poi non me li hanno resi a me, ma quello non mi interessa. Quindi mi fa piacere che uno che è esperto di calcio come Bagni dica questo, perché vuol dire che lui ha visto cosa vuol dire lavorare con me per un po'. E quindi qui ancora, secondo me, ancora non mi conoscono, non mi conosce la stampa, non mi conosce il pubblico, i giocatori cominciano a conoscermi adesso. Sì. L'unico forse che mi ha conosciuto più prima, che è stato il primo a conoscermi, secondo me, è stato il presidente e il direttore. Hanno capito cosa il mio modo. Lì sono stati, secondo me, i primi che hanno cominciato a capire cosa vuol dire lavorare durante la settimana, andando anche incontro a dei lavori. Anche dei piccoli problemini, che possono essere problemini di affaticamento, di dare stress al giocatore, perché molte volte lavorare troppo vuol dire dare stress. Però sono stati i primi che hanno capito, mi hanno capito a fondo. Ora spero che cominceranno a capirmi i tifosi e voi giornalisti. Ancora voi non mi avete capito, ma poco anche qualche tifoso. Qualcuno ancora ha cominciato a capirmi. E allora ci aiuti, fra Droli, Zapata e Di Carmine, i due che stanno meglio chi sono? Drolet sicuro, Drolet sta benissimo, a parte la botta che non so che ha preso oggi, perché oggi noi ci muoviamo, ecco anche questo, a me non mi piace piangersi addosso, ma noi nel momento che ci muoviamo ci crea qualche problema. Drolet oggi ha fatto gol, nel momento che ha tirato ha trovato un piede di un altro e ha preso una botta. Del Prete si era affaticato in una palla che è andata a prendere fuori, quindi nel momento che ci muoviamo ci affatichiamo. Io
penso di farmi conoscere, sono molto trasparente con voi, o siete voi che non riuscite a capirmi o io non riesco a farmi capire, non lo so. Io la formazione non è che non ve la nascondo, però vi do delle molte nozioni, vi do molte nozioni. Quindi cosa vuol dire farmi capire? Mi spero, o non sono in grado di farmi capire, e questo è anche forse il mio limite. Però vorrei farvi capire come io tengo al Perugia, che voi ancora non l'avete capito, secondo me. Come io tengo al Perugia. E secondo me questo andrebbe rimarcato, ma non per me stesso, assolutamente. Per il lavoro che abbiamo intrapreso tutti insieme, società, giocatori, staff. Lo stesso addetto stampa ha cominciato a capire. Molte volte faccio delle sfuriate, ma lo faccio per il bene del Perugia. Ci sono state delle situazioni che in trasferta loro, secondo me, non avevano capito. Io quando vedo una cosa che non è il bene del Perugia mi arrabbio e vado incontro a dei problemi miei, ma lo stesso Pietro ha capito cosa vuol dire chiedermi in un'intervista all'ultimo minuto, chiedere un giocatore all'ultimo minuto. E secondo me questo cominceranno a capirlo verso novembre, dicembre. E allora sì che diventeremo un'identità importante. Pietro ha cominciato a capirmi. Che non vuol dire... Vorrei che dire che io non sono il cattivo, l'orco, che sono il bravo. Voglio dire che vorrei fare tutto per il bene del Perugia. Allora se Pietro mi sbaglia anche una virgola. Perché voi fate calcio, però non, le sfumature non le sapete, ma è normale. Come io non conosco le sfumature delle voi virgolettate quando scrivete. Non le posso sapere. Sarei presuntuoso a saperlo. Ma voi non sapete le sfumature del calcio, perché nessuno di voi è stato dentro uno spogliatoio di calcio. E quindi non le sapete. Come io non so le sfumature di quando uno scrive una parola importante che c'è dietro, quando legge un articolo, c'è dietro una sfumatura vostra. Ma io non sono in grado di leggere la vostra sfumatura, perché non sono così presuntuoso. Voi dovreste capire quali sono le sfumature del calcio che voi non capite. Voi invece pensate di aver capito tutto. Poche sfumature capite, perché nel calcio basta... spostare un giocatore da tavolo da un altro che gli crea un problema. Pensate cosa vuol dire voi creare una squadra di calcio. Siccome l'ho vissuto, ho detto da giocatore, da allenatore della promozione della Serie A, spostare un giocatore in camera con uno crea problemi. Dare un calzino rosso a uno, un calzino bianco a un altro crea problemi. Voi dite, vabbè, ma facciamo allenamento. No. Se voi avete degli amici che vi vogliono bene, che sono stati dentro gli spogliatoi anche importanti, fatevi spiegare qualche cosa, così capirete che molte volte una vostra sfumatura può aiutare una squadra o no. Sono stato chiaro oggi, sono stato molto chiaro. Ultima cosa? No? L'ultima cosa, come dice Rosati, oggi, cioè domani toccherà ad Alessandro Santopadre. Lui non creiamo il poverino più aspettative degli altri, perché è normale che lui ha anche una pressione dal fatto che sembra perché venga in panchina perché suo babbo è presidente. No, tutt'altro. Viene in panchina perché era il titolare della primavera e perché Piacenti, ve lo ripeto, per un regolamento non può venire in Piacenti. No, l'abbiamo capito. Quindi ho portato alunni a Trapani perché non volevo recare danno immediato a Valeriano, che doveva andare a fare una partita con Santo Padre. Quando sono arrivato l'ho preparato Valeriano, ho detto Valeriano, Santo Padre domenica viene in panchina, quindi prepara alunni per farlo giocare. Questo è secondo me anche un motivo di collaborazione con Rin, l'allenatore della primavera, perché portargli via Santo Padre a Trapani non averlo neanche mai detto, cioè, mi sembrava anche uno sgarbo verso Valeriano. Sta settimana quando sono arrivato lunedì gli ho detto Valeriano, Santo Padre domenica in panchina, fai giocare alunni. Infatti nell'amichevole ieri ho fatto giocare alunni. Questo è anche un motivo di collaborazione. Volevo chiederti, abbiamo saputo anche di un pranzo durante la settimana col presidente. Anche qui? No, è stato un pranzo molto per rinnovarci la fiducia insieme che abbiamo io e lui. Voleva sentire un mio parere di come si andava, di come procedeva il lavoro. È stato un bel confronto, ma non abbiamo parlato solo di calcio, abbiamo parlato anche di figli, anche perché lui ha un figlio che gioca e io ne ho altri due, e abbiamo parlato anche di altre cose.
però io ho un rapporto splendido col presidente e se lo dico non è per rufianarmi, perché non è nel mio carattere. Ormai a 49 anni non ne ho bisogno di rufianarmi. Senta, ma questo spaccato familiare è piacevole di sottolineare. I suoi figli la vengono a seguire, sono piccini? No. Uno gioca in C1, che è 4 anni che gioca C1 in titolare, e uno gioca in interregionale titolare. Quindi io faccio fatica a vederli e loro fanno fatica a vedere me. Loro hanno visto tutta la mia carriera, io ho visto la loro finché hanno giocato nelle giovanili, finché sono dietro me. Dimitri gioca nell'Andria, ma è 4 anni che gioca C1 e dico che è già pronto, e questo lo dico da allenatore, è già pronto per spiccare altri voli. L'altro sta giocando titolare nel Forlì interregionale, 96, e anche lui è pronto per giocare. Davide. Non vengono a vederlo nessuno. Soffrono per me e io soffro per loro. Ripetendo i precedenti con l'arbitro, ho visto proprio un viso nel Prato, ha giocato, penso, uno dei suoi figli, no? Sì. C'è qui. Un precedente di sacchi di Macerata con suo figlio in campo, però al di là dei figli, con quest'arbitro i precedenti non sono buoni, però con Abisso erano ottimi, alla fine non è andata bene, quindi si aspetta qualcosa? No, io non mi aspetto niente, io mi aspetto che mi deve dare il mio e le deve dare l'entella al suo. Se mi dà il 50% o sbaglia contro di me o sbaglia contro l'entella, ma quello lo metto sempre in preventivo, come metto in preventivo che io sbaglio la formazione o i miei giocatori sbagliano uno stop, un gol davanti alla porta, un colpo di testa, e quindi lo devo mettere in preventivo. Io non chiedo niente, io chiedo che l'arbitro sia tranquillo, che faccia il suo.